guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi insieme a Raffaele Milano, Ufigli Rosi Enrique, per continuare a grande richiesta ragazzi la carriera. Arriviamo subitissimo a 1000 like ragazzi per il prossimo episodio della carriera con il Napoli. Andiamo a vedere la nostra rosa ragazzi, abbiamo fatto un sacco di acquisti: Dybala, Ibrahimovic, Sergi Roberto, Donnarumma. Abbiamo preso un bel po' di giocatori, siamo ancora in trattativa per El Shaarawy come sostituto di Insigne, ma abbiamo fatto la partita contro il Verona, vinta per 3-1. Quest'oggi faremo 4 partite ragazzi e in più finiremo il calcio mercato. Attenzione ragazzi, il Manchester si fa avanti per Raul Albiol, ma noi non possiamo vendere Raul Albiol perché ragazzi pure è per Reino titolare, quindi facciamo rifiuta offerta, anche se 16 milioni erano tanti. Abbiamo un'offerta per Reina di ben 2 offerte abbiamo. Però abbiamo già accettato l'offerta di trasferimento con il Manchester City. Quindi lui si deve mettere d'accordo ancora con il Manchester City. Nel caso io direi di trattare pure questa, che si soldi, sceglie lui, sceglie lui dove voler andare. Vabbè, questa la saltiamo. 9 milioni, facciamo un'offerta 12, perché gli altri ci hanno offerto 12. Se ce ne dà 13 accettiamo, se no niente, se ne fa niente. Ciao, stati buono. Stati buono perché come ha detto Raffaele, perché Manchester City ci ha offerto molto di più. Quindi per il momento ci teniamo Reina. Allora ragazzi, per El Shaarawy non ci siamo riusciti, no. Volevano 32 milioni a tutti i costi. Noi 32 milioni per un ala sinistra che dovrebbe essere la sostituta, appunto il sostituto di Insigne, non li abbiamo, quindi andremo a cercare un altro giocatore. Allora ragazzi, siccome El Shaarawy non siamo riusciti a prenderlo, stiamo contattando uno un po' più scarso, di Francesco, più giovane. Più giovane, esatto, con ottime possibilità di crescita. Vediamo se con lo scambio giocatori chi ci possiamo dare. Maggio. Cioè Maggio me lo voglio proprio togliere. Zuniga pure. Cristian Maggio o Zuniga? Juan Camilo Zuniga. Vediamo gli Zuniga che è più giovane, magari accettano. Di più giovane, prendo un anno. Vediamo se accettano. Possiamo prendere in considerazione uno scambio di un difensore come serve un giocatore nel alla sinistra. Abbiamo solo Insigne, mi sa. Sì. Oleandrinho. Zerbino. Zerbino. Ma non è cavata tanto, Di Francesco. Allora ragazzi, avanziamo un'offerta di 7 milioni per Di Francesco. Loro vogliono 9 milioni. Cerchiamo di tirare un po' sul prezzo. Facciamo 8 milioni netti. E 30 euro sia più caffè. Quanto costa caffè? 9 milioni. Controfferta. Cerchiamo di risparmiare ancora un pochino. Con 8.500 e 10 euro più caffè. No, il caffè su fanno inganno. Accettata l'offerta per Di Francesco. Ora parliamo con il giocatore. E abbiamo preso anche il sostituto di Insigne. Ragazzi, a posto. Credo che per quanto riguarda il calciomercato quest'anno basta così. Ma yes! Yes! Offerta per Cristian Maggio. Finalmente ce lo togliamo dalle balle. Oppure per Kirikes hanno offerto qualcosa. Allora Maggio accettiamo direttamente. Accettiamo direttamente per Cristian Maggio. Kirikes invece ci serve come difensore centrale, quindi rifiutiamo l'offerta di 9 milioni per Kirikes. Per Allan hanno offerto di nuovo 18 milioni l'Everton, ma lui è titolare, quindi rifiutiamo l'offerta. Per coloro che si sono lamentati ragazzi del nostro della vendita di Amsic, ragazzi, l'abbiamo fatto perché ci hanno offerto quasi 100 milioni. Comunque, a proposito, dobbiamo fare una cosa. Allora ragazzi, stiamo cambiando i numeri di maglia ai giocatori, giusto perché qualcuno ha detto date il 10 a Dybala. No. Qualcuno ha detto dategli il 17. No ragazzi, abbiamo il 10 del Napoli, non si tocca, perché di 10 al Napoli ce n'è solo uno.
Però quello che possiamo fare è questo: dare un numero a Dybala che sia consono alle sue caratteristiche. Allora, Dybala, che in questo momento ha il numero 13, gli mettiamo un numero più consono alla sua provenienza. Ecco qua, ragazzi, Dybala avrà il numero 71 nel Napoli, mentre il nostro Ibrahimovic, no, numero 9, già ce l'ha a posto. Allora, ragazzi, prossima partita contro l'Atalanta. In molti ci avete chiesto di giocare la partita insieme. Adesso anche Christopher, anche Raffaele giocherà appunto la partita. Saremo in due. E quindi si parte, ragazzi, dopo la vittoria con l'Hellas Verona. Cerchiamo di rifarci. Avanti Napoli, avanti Napoli. Siamo tutti con te. Vediamo. Non può sbagliare da lì. Madonna mia, mannaggia. Hanno scelto di attaccare. Attenzione, Herman segna il gol del vantaggio per l'Atalanta. Porca pupazza. Attenzione a Petagna. Attenzione a Petagna. C'è Sabu. Attenzione Dybala. Vede Ibrahimovic. Ancora Dybala. Ancora Dybala. Ancora Dybala. Torna indietro Dybala. Tira. Gol. Paolo Dybala, il nostro 71. La mette dentro. La mette dentro. Che azione. Non fa niente. Non ce la facciamo a pareggiare. Se ci, se impariamo a giocare. Adesso c'è solo un gol sul filo del fuorigioco. Dybala ce la possono fare. Bisogna credere. Riporta il Napoli in partita. Vai Dybala. Attenzione. Eccolo Pablo. Fede Caglione. 2-2. 2-2. All'87esimo. All'87esimo. Caglione. La mette dentro. Che Napoli. 2-0 che Napoli. La vogliono vincere questa partita. Paolo Dybala. Paolo Dybala. Ibrahimovic. 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 Zlatan la mette dentro al 93esimo. Napoli 3 Atalanta 2. Napoli 3 Atalanta 2. Partita a caldo palma. Mamma mia. Mamma mia. Ibrahimovic. È finita. È finita. Napoli 3 Atalanta 2. Recuperiamo all'estremis. Avanti Napoli. Che Napoli. Mamma mia, ragazzi. Allora, ragazzi, il Napoli, vediamo il nuovo beniamino della squadra. Ibrahimovic porta il Napoli in vittoria. Adesso facciamo allenare i giocatori. Abbiamo deciso di togliere due allenamenti ad Unas e darli a Di Francesco, che ha buone probabilità di diventare molto molto forte. Cristian Maggio venduto intanto, abbiamo fatto un po' di soldi per il, calciomercato di riparazione nel caso ci sarà qualche infortunio. José Reina, ragazzi, venduto, quindi José Reina del Manchester United. Altra offerta per Kalidou dal Real Madrid. Attenzione, ma rifiutiamo ovviamente. Dacci Ronaldo. José Reina venduto. Se ci dà Ronaldo gli diamo Kalidou. Ah no, ma già se ne era a fare la panchina. Ah, bravo. Reina e secondo te mettono a Reina posto De Gea. De Gea sta a Redo. L'ultimo giorno di calciomercato è finito, ragazzi. Ma la Juve ha pareggiato l'ultima partita. Attenzione, Napoli al primo posto con 6 punti. Ha annunciato il giocatore del mese Paolo Dybala con la maglia del Napoli. Ok, prossima partita, ragazzi, Napoli-Bologna. Andiamo a vedere come andrà a Puoi finire. Fare un po' di turnover. Ok, ragazzi, questa è la formazione di questa partita. Andiamo in campo. Si riparte, ragazzi. Avanti Napoli. Avanti Napoli. Siamo tutti con te. Questo si è fatto. No. Dio, no. Ma il povero Sittanduno. No. Ibrahimovic. Zielinski. Napoli 1 Bologna 0. Zielinski. Pietro. Piotr. Piotr no gol. Guardate i tifosi del Napoli come gridano. Che azione, ragazzi. Napoli 1 Bologna 0. Attenzione a Krejčík. No. Sono riusciti a pareggiare nonostante le molte difficoltà. Forza. Calcio d'angolo. Koulibaly. La parata. Il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tubo. Finito.
Napoli 1, Bologna 1, ragazzi. Primo pareggio, primo match con 0 punti, con un solo punto per il Napoli. Vabbè, fa niente, ragazzi. E con questo match noi ci salutiamo, ragazzi. Avevamo detto 4 partite, purtroppo ci siamo dilungati un po' ancora una volta con il calciomercato, per questo facciamo solo 2 partite. Come al solito, se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel mi piace. Condividete ovunque su Facebook, Twitter, Google Plus e ovunque voi vogliate. Non dimenticate di iscrivervi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, se trovate il link in descrizione. Siamo anche su Ask Instagram, quindi ascoltateci e followateci. E prima di salutarci però voglio vedere cosa è successo a Insigne e Dybala. Giocatore infortunato, attenzione, 3 mesi per Mertens. Frattura della caviglia, 3 mesi, campionato finito per Mertens. No, campionato 3 mesi. 2 mesi infortunato per Dybala. Frattura del gomito. Vabbè. Ah, ne manca il ginocchio. Abbiamo perso Dybala e Mertens per ben 3 mesi. Bene. E come al solito, ragazzi, appunto, se il video non vi è piaciuto, perché può sempre capitare che non vi è piaciuto, da parte del dottore che curerà Mertens e Dybala. Madonna. Grazie, ragazzi, e al prossimo video. Ciao, ciao. Attenzione, attenzione. Iscrivetevi al canale degli Amendola Brothers. Attenzione, attenzione, chi non si iscrive al canale stasera muore. Attenzione, attenzione.